Nuovamente in diretta qui su Rido 96.8, il vostro Cesare Deserto, Vox Populi, tantissime le emozioni, ma l'ultima, la più grande, me la sono riservata quasi alla fine di queste nostre tre ore. Lei è un'attrice, una showgirl, una produttrice, una cantante, una dei nostri emblemi nazionali in tutto il mondo, con grande onore e piacere, Valeria Marini! Ciao a tutti, baci stellari! Ciao Valeria, come stai? Bene, benissimo. Ora che ti sento, benissimo. Allora, Valeria, il 26 giugno tu hai voluto regalare un'emozione, una felicità al nostro popolo, ma anche a tutto il mondo che purtroppo, a causa del lockdown, ha vissuto dei momenti davvero tristi, con un nuovo singolo, Boom! Sì, guarda, la musica è vita, è ritmo, e questo pezzo, appena l'ho sentito, mi sono innamorata, perché ha un'energia incredibile. E poiché a me piace condividere tutto, quando registravo questo pezzo in studio, ho pensato proprio di dare un messaggio a tutti, di cercare di trovare dentro, ognuno di noi ha l'energia stellare, il boom dentro, e bisogna trovarlo tutti i giorni. Quindi questo è un po' il messaggio della canzone ed è un po' quello che tutti vogliamo, abbiamo tutti voglia di rinascere, e di ritornare, insomma, alla vita di sempre. Valeria, poco fa abbiamo avuto ai nostri microfoni Gianni Testa, che ci ha raccontato anche un po' l'evoluzione di questo brano, mi ha riferito che tu, una volta che l'hai ascoltato, ti sei subito innamorata, hai detto: cavolo, questo è un brano che sento mio. Sì, perché il brano scritto da Giacomo Eva. Poi ovviamente prima di registrare ho portato il mio, sono anch'io autore, ho portato delle piccole modifiche che sentivo, e devo dire funziona molto bene, piace, è bello, ha una bellissima energia, mette allegria, quindi è quello che la musica deve fare. Valeria, ci è arrivato un messaggio qui in diretta, perché tu devi sapere, anche gli ascoltatori dall'America ci ascoltano con molto piacere, poi tu sei proprio una diva nazionale e internazionale, che io so che... Grazie, ho avuto il piacere di intervistarti. Io sono fiera di essere italiana, amo l'Italia e mi piace portare... l'Italia e il Made in Italy nel mondo. E c'è Maria da New York che ha scritto proprio qui in diretta un WhatsApp: grazie, te lo leggo proprio testuali parole, grazie Valeria, perché in questo periodo così triste il tuo boom risolleva le mie giornate, grazie di tutto. Grazie a te Maria, un mondo di baci stellari, boom, no veramente, io ho voluto con questo pezzo condividere anche la mia vita, le mie emozioni, perché dai, e tutti noi, se tu la mattina dici ti svegli, devi avere una giornata, poi oggi è tutto più faticoso, però con l'energia stellare si riesce a far tutto. Poi questo pezzo, anche poiché io sono testimonial insieme a Jessica Notaro dell'associazione Senza Veli sulla lingua che difende le donne contro la violenza contro le donne, e diciamo che la ricerca del boom, della forza, dell'energia stellare è indirizzata soprattutto a tutti, ma soprattutto alle donne. Guarda Valeria, era una domanda che io volevo porti, perché... mi hai anticipato, ma la maggior parte del pubblico ha un'immagine di Valeria Marini. Tu fai tantissime cose, però comunque come diva, tu impersonifichi la diva italiana. Ma io sono una donna del popolo, una grande popolarità, e ne sono fiera. Mi piace, ti ripeto, la mia vera gioia è che quando vado, diciamo io... durante anche il lockdown, quando magari uscivo per andare a fare la spesa, poche, c'erano anche delle persone che mi chiedevano le foto, i selfie, quindi questo per dirti che proprio io penso di trasmettere amore, gioia e la voglia di dividerla con tutti. Però che ti stavo dicendo, mi sono un po' persa con il discorso dei selfie. Allora ti stavo chiedendo, tutte le persone ti immaginano e ti impersonificano come la diva, però c'è un aspetto, c'è una di Valeria Marini che
forse non tutti conoscono, è il tuo grandissimo impegno a tutela delle donne vittime di violenza, perché tu fai parte, insieme all'associazione Senza Veli sulla Lingua, di tantissime attività. E io volevo confermare a tutti i nostri ascoltatori, perché ho avuto il piacere di intervistarti in vari eventi, Valeria, nonostante ogni volta che va da qualche parte è accerchiata da tantissime persone, perché ogni volta che ci sei tu c'è sempre il delirio, ma lei dà sempre un sorriso e si presta sempre una foto con ognuno di loro, quindi grazie, certo. Perché essere una grande artista ed essere umile non sempre combaciano. Mi stai riempendo di complimenti. Comunque sì, è vero quello che tu hai detto, è vero, io sono sempre dalla parte delle donne, sono amica complice delle donne e poi mi piace condividere tutto quello che ho con il mio pubblico, col pubblico, e quindi facciamo boom. Sì, anche perché poi Vox Populi, voce del popolo, questo mio programma, io il mio obiettivo è di dar voce a tutte le persone. Allora è programma mio, io sono la donna del popolo. Eh sì, posso... ma infatti ero felicissimo. Quando vuoi ci sto tutti i giorni, se vuoi. Noi, ma Valeria, guarda che siamo in diretta, sia qui in Italia, che a New York, che a Tenerife, io ti prendo sulla parola, poi. If you want, I can talk also in English. Ma, of course, Valeria. Allora, Vox Populi, la tua voce senza filtri e censure, è proprio, io ci tenevo, infatti alla nostra cara amica Katie Bellon, che saluto, e anche Gianni Testa, io ho detto io vorrei Valeria per l'ultima puntata, sia per presentare il suo ultimo singolo, che io ascolto tante volte e anche qui in radio passa tante volte, e molti nostri ascoltatori sì, poi... bene, lo so, sta andando forte, sono molto contento. Lo richiedono. Ho messo tanto amore, tanto impegno. Perché poi ho un mix latino, poi sì, queste sonorità. Adesso è prevista la versione in spagnolo... per un nuovo remix. Sta andando molto forte, sono contenta. Sì, ma guarda, io veramente è un progetto fatto col cuore, con amore, con passione e con energia stellare, quindi l'energia stellare non ha confini, arriva ovunque. Poi stiamo ricevendo tantissimi messaggi, Valera, guarda, sul nostro WhatsApp c'è una trentina. Allora c'è Mario da Milano, dice vabbè Valeria sei bellissima, meravigliosa, grazie, ti fanno ancora i complimenti per questa canzone, perché lui dice, Mario, mentre io stiro ascolto Boom e la mia giornata diventa stellare, quindi... Però bene Mario, ma tu mentre stiro fai il balletto, perché anche quello è andato fortissimo sui social, su TikTok. Sì, ma poi il video, Valeria, vuoi parlarci allora, un po' del video? Allora Mario, ti invito, fai il balletto mentre stiri con Boom e pubblicalo, taggami e ti ricondivido. Allora, quindi guarda, Mario poi sta scrivendo, poi leggerò la sua risposta. Valeria, tu in ogni cosa che fai comunque... Guarda, invito tutti i radioascoltatori che sono... migliaia, milioni a fare il balletto di Boom, che possono trovare su TikTok e sui miei social, a pubblicarlo e ricondividerlo. Bene, allora guarda, lo farò anche io, Valeria, al termine della trasmissione farò un bel balletto per le vie di Roma e poi lo condivido. Ma ti dicevo, volevo chiederti, tu in ogni progetto, a parte il fatto, io ho visto anche il tuo spettacolo teatrale, la Boom Challenge, guarda che aspetto, allora io ti voglio i microfoni della radio e mi devi fare un balletto proprio, ma solo faccio boom, 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 e muovo il boom, solo proprio quei due, e così ti metto nella Boom Challenge. Poi è previsto anche un premio per questa Boom, chi ha fatto il balletto migliore viene, lo fa con me. Bene, allora Valeria, guarda, io te lo prometto, quando finisco la trasmissione registro il balletto e poi te lo invio su WhatsApp. Dai, che se lo fai bene lo vincerai così. Ma già per me è una vittoria parlare con te, Valeria. Grazie, ma troppi complimenti, ma basta. Allora, dai. Valeria, guarda, io sono anche cattivello, quindi non è che sono complimenti solo perché ti ospite con me, ma io ti apprezzo grazie. E ti stimo davvero. Volevo farti un'altra domanda. In ogni progetto che tu fai, io ho visto anche il tuo spettacolo teatrale, La Presidente, ha avuto un grandissimo successo e ti faccio i complimenti. Sì, bello, è stato un grande onore tornare sul palcoscenico diretta da Nini Pingitore. Grande onore e grande scommessa vinta, perché il teatro comunque aveva dei problemi, sì, insomma, vero. Il spettacolo è andato in scena 4 mesi con grande successo ed è finito, penso, il 23 febbraio, proprio poco prima del lockdown e della, insomma, purtroppo dell'esplosione della pandemia. No, poi la cosa che tu hai fatto un po' uno scherzo, l'hai portata lì sul palco a mo' di scherzo, che come Presidente della Repubblica, ma lo sai che comunque, di questi tempi sono tante le persone che desidererebbero... Nini
Giannini Pingitore è uno degli autori più forti della satira e lui ha preso questo pretesto facendomi, immaginando che io diventassi la futura Presidente della Repubblica dopo il nostro grande Mattarella, ma è ovvio che era un pretesto per fare satira e per muovere sul palcoscenico, su quel palcoscenico magico, perché il Salone Margherita adesso purtroppo è ancora chiuso, ma quello è un palcoscenico veramente che ha una magia unica. Era un pretesto per far parlare di tutti gli uomini più grandi della terra, potete fare satira politica come solo Ninni Pingitore sa fare. Allora Luca da Firenze mi scrive: magari Valeria Presidente della Repubblica. No, vabbè, non so, no, no, di questi tempi detto, Valeria, guarda, di questi magari, tempi intanto colgo l'occasione per dire esprimere la mia stima per il Presidente Mattarella, che è veramente un grande Presidente della Repubblica, e anche per il Presidente Conte. Detto questo, una cosa è lo show, lo spettacolo, la satira, una cosa è la realtà. Quindi tu in ogni tuo progetto metti la tua impronta, come è giusto che sia per un grande artista. Ci vuoi spiegare? Come Zorro. Sì, come Zorro, solo che metti la via o la stella. Il bacio stellare. Sì, il bacio stellare. Ci vuoi spiegare ai nostri ascoltatori qualche curiosità sul tuo video o qualche cosa che tu hai detto? Voglio che sia così. Qualche curiosità o qualche scena, sì. Qualche scena che tu hai detto: voglio fare questa cosa. Magari ti posso raccontare l'aneddoto che l'abbiamo girato a Cinecittà World, sì. Poi al Ritual di Anzio, che è un posto bellissimo sul mare, e ti posso dire che comunque e poi al Salone di Federico Fashion Style, sempre ad Anzio. Quando stavo girando c'era tutta la gente fuori che aspettava, dopo un minuto già sapevano il balletto e già battevano bum bum, perché in realtà poi è un messaggio molto molto fa molto insomma di energia, di allegria, di felicità, ma anche molto molto semplice, per cui per esempio piace molto anche ai bambini. Sì, piace molto ai bambini, ma poi mette allegria, sì. E noi ne abbiamo bisogno, Valeria, d'allegria. Ah, assolutamente, guarda, quello è proprio il mio scopo nella vita: dare messaggi di ottimismo, di gioia, di felicità, buttandosi alle spalle tutto quello che sono i problemi. Tanto tutto si risolve, ma se uno è ottimista e guarda tutto, guarda la vita col sorriso, diventa tutto più facile. E tu anche gli applausi. Sì, sì. Ma non mi fai parlare. Vai. È la regia, Valeria, è la regia che è un birbantello, che è emozionato, il nostro Max che si sta emozionando. gli parte un applauso ogni 10 secondi. Sì. Sì, va bene, comunque sì. Viva l'energia stellare, viva l'Italia, viva gli italiani, viva noi, bello, questa estate sarà un'estate che ormai è già inoltrata di vacanze, tutte vacanze, o comunque staremo tutti in Italia. Tutto il mondo vorrebbe venire in Italia e invece noi finalmente ci valorizziamo l'Italia. Godiamo questo nostro Made in Italy. Allora Valeria, io ti ringrazio. Facciamo boom. Sì, ti ringrazio per essere stata ospite qui su Ride 96.8. Grazie a te per tutte le cose bellissime che hai detto. Adesso questa è l'ultima puntata tua, non lo sapevo. Però prossima edizione io ci sono. Ma io ti ringrazio. Poi quando al termine di questa intervista ascolteremo proprio nuovamente la canzone Boom di Valeria Marini, e io farò il balletto che poi ti manderò. Dai, su mandala, WhatsApp. Che me la voglio sentire. Bravo, bravo, aspetto il tuo balletto. Ragazzi, fate il balletto Boom, mandatemelo, taggatemi e condividiamo tutto. Grazie Valeria. Boom, baci stellari, baci stellari. Boom. Ciao, ciao, a presto.